anonimo, come il viso di un pagliaccio senza trucco. L'emigrante, storie di varia umanità raccontate in FM. In studio Gio Di Sarno. Eccolo, l'appuntamento del giovedì con Gio Di Sarno. Gio, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a te e benvenuto. Perché in questo caso sei benvenuto tu. Sai che prima stavo di là, sentivo Di Bigazzi, sono rimasta un po' così perché la notizia non la sapevo ancora. Da stamattina ho fatto tante cose, sono corsa qui e mi dispiace veramente. È stato un grande, speriamo che lo ricordino in modo adeguato. Allora, oggi abbiamo qui una concertista armena, lei si chiama Diana Gabrielian, e è in Italia da più o meno 13-14 anni. Eccola qua, benvenuta Diana. Grazie. E intanto il suo cantante preferito è Aznavour, perché è armeno come lei. E la musica che stai ascoltando sotto è di Enrico Di Napoli. Sì. E lui ama tanto Aznavour, infatti senti, no? Un po' sì, molto Aznavouriano. Bello, sì. E devi sapere che lei è proprio brava. E oltre a vivere qui da tanto tempo, insomma, lei insegna ai bambini la musica, e l'ho appunto ascoltata a Natale in un saggio dove solitamente i bambini fanno confusione, invece ascoltavano Diana in una maniera incredibile e stavano fermi, immobili a guardare, perché lei suona proprio con tutto il corpo. E ecco, questa è Aznavour e La Bohème, la canzone la che Bohème, tu ami sì. di più. Ti parlo di Montmartre, dei fiori di lilla sbocciati alle finestre della nostra stanza, colma di speranza e di un grande amore. Pittore vuole dire poco da mangiare, ma lei non piange. Diana, il primo ricordo che hai dell'Italia, il primissimo? Il primissimo, sono stata colpita dalla bellezza di Roma, così d'impatto, perché la bellezza soprattutto architettonica, no? Io amo l'arte in generale. E Roma è una città ideale per me, perché ovunque mi giri c'è qualcosa di bello di vedere. Museo aperto. È un museo aperto, sì, a cielo aperto, sì. È di una bellezza straordinaria. Amo sia la parte antica, come il Colosseo, i Fori Romani. Per me sono, quando ho visto la prima volta, è come se andassi indietro di 2000 anni e rivivessi La pietra parla, quindi è stato molto bello per me, sia la parte antica che la parte barocca. Il motivo per cui tu sei venuta in Italia con tua mamma? I motivi sono vari, soprattutto per avere, dal punto di vista musicale, una carriera più internazionale. In Armenia era possibile questo, però in quegli anni in cui siamo partiti c'erano più difficoltà, quindi rimanere in Italia o comunque in Europa, Roma per noi era centro e centro, certo, di Europa, quindi muoversi è più facile, e il mondo è più... Tu dovevi sostenere già un esame all'Accademia di Santa Cecilia o l'hai fatto dopo? No, ho fatto per caso, siccome i tempi coincidevano quando siamo arrivati, abbiamo provato a vedere cosa succedeva, ho fatto l'esame al conservatorio e sono entrata, e quindi non aveva senso tornare lì. Ho fatto il conservatorio qua. E tua mamma è stata la tua prima insegnante di musica. Sì. Lei suona il pianoforte e il violino, giusto? Sì, mia madre è violinista e mi ha insegnato il pianoforte, tutti e due. Guarda che bel esempio di immigrazione. Qui dobbiamo parlare di immigrazione, infatti, al di là di quello che è il tuo talento musicale, tu devi raccontarci una storia armena, devi raccontarci il motivo per il cui sei arrivata qua, devi raccontarci anche le modalità del tuo integrarti e quali sono state le difficoltà eventuali anche nell'ambito del tuo mondo artistico. Per quanto riguarda l'integrazione, noi non abbiamo avuto tanti problemi, in quanto noi siamo cristiani, e devo dire che in Italia abbiamo girato dappertutto e ovunque abbiamo detto che siamo armeni, sì, ci hanno accolto con grande amore, certo, perché sono conosciuti gli armeni non solo per la cristianità, ma anche per la storia, no? che abbiamo. Noi abbiamo anche la diaspora, gli armeni sono in tutto il mondo,
per diversi motivi. Sai che questa è un'occasione anche per raccontare tu sì. E nel ricordo della tua famiglia le atrocità che voi armeni sì. avete subito, che magari molti giovani, pari al sì. tuo passaggio anagrafico, ignorano. La vuoi raccontare? Sì, gli brevemente armeni, ovviamente. Certo, certo. Noi abbiamo una storia molto difficile, molto tragica da secoli. Noi siamo un popolo molto antico, siamo indoeuropei, quindi abbiamo una storia documentata, scritta di 3000 anni, ma nel corso dei secoli abbiamo avuto diverse invasioni, l'ultima quella dei turchi, che ci hanno rubato la terra, ci hanno massacrato. La data simbolica per noi, per la quale non abbiamo ancora giustizia, è il 1915, che abbiamo avuto il genocidio. 1,5 milioni di armeni sono stati uccisi, quasi tutti gli armeni, perché noi siamo molto pochi, siamo un pugno di persone, pugno, certo. Sì. E finora è negata la questione del genocidio dalla Turchia. L'Italia ha ammesso il genocidio nel 2000, ultimamente anche la Francia, il Parlamento ha approvato una legge che puniva coloro che negavano il genocidio armeno. Voi quindi siete stati prima ad Hannover e poi in Spagna. Sì. Perché poi avete deciso proprio l'Italia? Per destino, per caso, e poi era la terza volta che uscivamo dall'Armenia. E siccome abbiamo avuto molte difficoltà, soprattutto burocratiche, i minorenni in Armenia fanno uscire... 12 anni. Io avevo 12 sei. Anni, sì. Fanno uscire molto difficilmente, facevano uscire, adesso è più semplice. E mia madre ha capito che sarebbe stato più avanti ancora più difficile uscire. Secondo te, se tu non avessi fatto la concertista, sì. avessi fatto la lavapiatti, sì. La gente, gli italiani avrebbero avuto lo stesso comportamento con te? È una domanda un po' difficile. La tua sensazione, persone, avrai sì. degli amici che fanno dei lavori, diciamo tra virgolette, più umili, perché il nostro lavoro è peggio dei lavapiatti, noi infatti, guadagniamo meno dei lavapiatti, però sì, purtroppo la situazione comunque si ha un'idea degli artisti non è molto bella in Italia, economica, però magari si hanno dei privilegi diversi, del sì. tipo tu fai la concertista, sei più vista in maniera diversa, certo. no? Perché comunque vai in giro, certo. suoni benissimo, sei proprio brava, invece grazie. Che ne so, un lavapiatti, una sarta, un non saprei dire, perché è giusto, possibile Marcello. Che abbia ci può stare. Dei problemi, sì. Invece, sì. Quello che volevo sapere, tu sei fidanzata? No, al momento no. Non sei ma ti sei mai fidanzata con un italiano? No, con un italiano no. Quindi lo cerchi sempre armeno? Ma non è guardo necessario. La nazionalità, basta no. che non sia turco. E di dove è stato l'ultimo tuo fidanzato? Dov'era? Armeno. Lo vedi, allora c'è un problema, evidentemente. C'è un problema di carattere religioso che vi riguarda per una vostra forma di integrazione, perché c'è una complessità nella storia armena in questo senso, e quindi è una complessità ed una unicità che fa sì che poi voi incontriate, anche per rapporto magari ad altri popoli, ulteriori e maggiori difficoltà in ambito di integrazione. Questa avviene in tutto il mondo da parte di chi accoglie gli armeni. Che cosa è accaduto in Italia per quanto ti riguarda? Ma io davvero ho avuto pochissimi e rari casi difficoltà con italiani, ma penso che siano casi molto isolati, o sicuramente anche per il mestiere Marcello, che faccio. Marcello, perché lei non è nota, diciamo, dal grande pubblico, però è veramente brava. Adesso io non so se riusciamo a trovare un pezzo che suona lei. Guarda che veramente meriterebbe, voglio dire, a lei con tutto il rispetto, ma lei non è da meno. Sì, anzi, ma qui stavamo di più. Trattando no, il per problema dire che una persona come . Lei magari viene proprio vista diversamente, perché non la si vede straniera. Cioè, io ci credo che se lei faceva la lavapiatti, scusatemi, l'avrebbero trattata diversamente. Ecco, questo è il pezzo, un pezzo di un noto compositore sì, armeno. Molto importante. Che è Arno Babagianian, è un suo notturno, è un pezzo che inserisco in tutti i miei concerti come bis, di una bellezza straordinaria. Io questo gliel'ho sentito fare e credimi, è anche proprio bella vederla, quindi si ha sicuramente un atteggiamento diverso verso chi fa un mestiere pubblico tra virgolette, comunque la si guarda in un altro modo. Io non so se lei
veramente facendo. Ti hanno mai chiesto cose strane, tipo accettare compromessi, queste cose che da noi sono normali e però vedo che no. Poi quando si incontra una persona e si chiede una cosa del genere, dice sempre: no, a me non è successo. È un mondo molto difficile, quello musicale. Non solo economico, magari sì, chiedono dei soldi per entrare in un certo posto, anche proprio quelli fisici che conosciamo. Non è capitato. Non è capitato. Perché i pianisti classici sono un mondo un po'... Quindi è il genere, dici? Non saprei. La musica leggera è più soggetta rispetto alla musica classica? No, non credo. Penso che sia abbastanza simile, solo che a me non è capitato. Invece nel giro di questi concorsi, sì, che sono per voi importantissimi, quindi questo non c'è, non esiste. Vince sempre il più bravo. No, questo è un pochino difficile, ma compromessi più economici sarebbero, io direi. Che fisici. Pensi, ecco, che dipenda anche dalla persona? Cioè, dipende anche da come tu ti poni? No, dipende dalle conoscenze, perché per vincere tanti concorsi bisogna conoscere bene chi fa questi concorsi, quindi non sempre i primi classificati sono, certo, i migliori, però capita che nel cerchio dei vincitori di 5-6 persone ci siano molto bravi. Guarda, lei ha portato un libro, questo libro l'ha scritto il papà di Carlo Verdone, Mario Verdone, ha tradotto delle poesie armene, mm-hmm. Lei ci ha portato una poesia che rappresenta, sì, proprio l'amore per... Sì, questa è una delle poesie più belle che io la recito in armeno, che mm-hmm. è di una bellezza straordinaria. E quattro frasi in armeno, dai. La prima stanza. Sì. Yesi manush hayastani arevaham barnem sirum. Merhin sazi vohpanvag latsakumats larnem sirum. Arnanaman tsagekneri u varteri buire varman. Unairian aghchikneri hezachukun barnem sirum. Deve essere per forza bello, non so cosa ha detto, se ce lo dici anche in italiano, così magari lo facciamo leggo capire la agli amici a casa. Dice: della mia dolce Armenia amo la lingua dal sapore di sole, la tragica voce e i lamenti dei bardi, amo i fiori color sangue e l'intenso profumo delle rose e le danze gentili delle figlie dei neri. Che bello. In quattro parole dice tutto quello che ama dell'Armenia. Vedi questo suo sorriso, questo suo amore che mette nel leggere questa poesia, quello che mette quando suona, veramente a me le piace molto. Adesso facciamo una pausa di pubblicità e poi riprendiamo.